parleremo dei fattori di crescita in implantologia, riprendendo dal punto dove noi avevamo, diciamo, interrotto la nostra discussione. Quindi siamo nella seconda parte della implantologia dentale e di fattori di crescita. Ce l'avamo fermati al concetto di quali erano gli accorgimenti necessari da mettere in campo immediatamente, che devono essere, diciamo, di competenza di ogni odontoiatra per poter favorire il successo di un carico immediato. Nella testa dell'odontoiatra deve essere innanzitutto importante il concetto di minimizzare il trauma chirurgico, e questo concetto apre una grande sequela di strumentazioni e di tecniche finalizzate a minimizzare il trauma chirurgico, e cercheremo di capire il perché questa minimizzazione del trauma chirurgico è fondamentale nella realizzazione del carico immediato. Poi l'altro elemento che ormai è a conoscenza di tutti è quello di garantire una stabilità primaria fondamentale, e poi l'altro aspetto importante è quello di favorire la formazione dell'Owen bone, che sarebbe l'osso fibroso, l'osso a fibre intrecciate, che verso una formazione invece di osso lamellare osteonico. Benissimo, andiamo a vedere quali sono i fattori importanti praticamente riguardanti il trauma chirurgico. Il danno maggiore che noi possiamo fare nel momento in cui andiamo a inserire gli impianti è proprio il trauma chirurgico. Ecco perché siamo passati da frese come le frese elicoidali a frese a taglio parallelo fino a frese di osteocondensazione. Perché? Perché nel momento in cui noi penetriamo all'interno del nostro alveolo andiamo a far sì che l'osso lamellare osteonico, praticamente ben organizzato e mineralizzato, che ha una funzione protettiva sulla nutrizione, sull'aspetto vascolare, viene completamente scombinato dal posizionamento intraosseo della fistula implantare, e questo osso ben strutturato lamellare viene praticamente trasformato in un osso di riparazione meno mineralizzato con una struttura in via di organizzazione. Capiamo bene che quest'osso non è un osso ideale per ottenere praticamente la stabilità primaria e mantenere soprattutto quella stabilità primaria, tant'è vero che se noi non minimizziamo il trauma chirurgico l'interfaccia fra osso e impianto diventa più debole, e soprattutto il rapporto con un sovraccarico occlusale meccanico per un carico immediato che gli diamo, rischiamo in quel range, in quell'intervallo fra la terza e la sesta settimana dal momento dell'inserzione dell'impianto, anche in assenza di fattori negativi come i segni di infezione, è possibile rischiare di avere un osso fibrointegrazione anziché un'osteointegrazione, che porterebbe quindi al fallimento delle nostre fistule. Quindi con quello che noi praticamente capiamo, minimizzare il trauma chirurgico e soprattutto ridurre il sovraccarico occlusale, per cui non parleremo più talvolta di carico immediato, ma si parlerà di protesi immediata in cui il contatto occlusale viene ridotto eventualmente a piccoli punti di contatto per dare al paziente la sensazione di avere il contatto occlusale, per mettergli le funzioni masticatorie, riducendo però i fenomeni praticamente che darebbero superficiali, i fenomeni di parafunzionali. E quindi la preparazione del nostro presidio implantare deve essere praticamente la meno invasiva possibile. Questo lo possiamo fare anche in particolari strutture ossee, diciamo a densità a poco dense, da D3, la D4 e anche eventualmente e appunto la D5, con tecniche di osteocondensazione. Perché il trauma chirurgico in che cosa si concretizza? Si concretizza in quello che tutti noi abbiamo studiato, il principio della termodinamica, in cui l'energia interna che il sistema sviluppa, la fresa dentro, elicoidale o a taglio parallelo, le nostre condensazioni, eseguono un lavoro sia apicalmente che sulle pareti laterali, ma sviluppa un calore. Quello che succede quando noi accendiamo la macchina e camminiamo, noi ci muoviamo ma il motore riscalda. Ebbene,
cosa può accadere nel momento in cui noi aumentiamo questa, facciamo aumentare la temperatura dell'osso? Se noi rischiamo di aumentare la temperatura dell'osso, che può aumentare facilmente da 38 a 41 gradi, noi sappiamo che già a 40 gradi le cellule ossee vanno incontro praticamente a morte, capiamo che per ritornare alla temperatura di 37 gradi dovremmo aspettare 38 o da 34 fino a 58 secondi. Ecco perché noi utilizziamo tecniche adeguate, frese molto taglienti e soprattutto praticamente un'irrigazione abbondante con soluzione fisiologica raffreddata al 4% proprio per ottenere questa importantissima, evitare questa necrosi delle cellule, perché se noi eseguiamo una tecnica corretta avremo già un riassorbimento di un millimetro all'intorno dei nostri impianti, ma se la tecnica è scorretta, il trauma praticamente è notevole, noi rischiamo praticamente che cosa? Rischiamo praticamente che si può produrre un trauma chirurgico eccessivo che può portare ad un'abbondante, sclerosi fibrosa, che in realtà non è altro che cicatrice del tessuto osseo per implantare. Quindi invece di avere quella che noi cerchiamo, un'osso integrazione, quindi la rigenerazione del tessuto osseo, rischiamo un processo di fibrointegrazione con un dente, con un impianto che si va a muovere e che diventa dolente. E a questo punto voglio fare una considerazione personale. Quindi il trauma che noi andiamo a compiere nel momento in cui prepariamo il sito implantare non è soltanto il trauma chirurgico necessario a realizzare il sito implantare, ma il trauma è anche quello legato al carico immediato che noi facciamo, perché soprattutto nel momento in cui andiamo a inserire questo impianto all'interno di un osso che era in uno stato quiescente, dove gli osteociti erano nella fase cellulare G0, praticamente il tempo di latera e di latenza, il gap zero, in cui una cellula praticamente continua a svolgere le sue funzioni metaboliche ma non si differenzia, non cresce e non si moltiplica, praticamente bene, nel momento in cui noi andiamo a prendere questa zona di quiescenza, noi andiamo a applicare i principi praticamente della dinamica. In uno stato prendiamo questo osso che è in uno stato di inerzia, gli applichiamo un'azione, questo osso deve andare incontro praticamente a una reazione uguale e contraria per mantenere il sistema in equilibrio. Tutta la dinamica viene praticamente esposta in questa situazione. E quindi praticamente quando applichiamo il carico immediato, noi dobbiamo portare questo carico secondo i principi praticamente dell'osso, il principio della tensegilità. Perché un impianto deve essere tensegilitivo? Chi ce lo dice? Ce lo dice la struttura fibrillare del collagene. Il collagene è una struttura, lo vediamo queste due frecce laterali nella prima parte di questa collagene lineare, quando noi lo poniamo in trazione, il collagene presenta un high tensile stiffness, cioè un'alta resistenza, rigidità alla tensione e forza alla tensione. Se invece noi il collagene praticamente lo sottoponiamo a fenomeni compressivi, il collagene per sua natura non è resistente, perché essendo una struttura diametralmente piccola e lunga, quando noi la comprimiamo, immediatamente questa struttura non oppone una resistenza. E quindi è il comportamento meccanico alla trazione delle fibre collagene che ci dice che noi dobbiamo usare un impianto tensegretivo. E se noi volessimo andare proprio con un grafico e dimostrare il rapporto fra lo stress occlusale indicato con teta e con epsilon, praticamente il modulo di Young sarebbe l'allungamento che avviene praticamente di queste fibre, capiamo che in una prima fase noi abbiamo una zona caratterizzata da un comportamento elastico con un basso valore del modulo di Young delle fibre collagene. Quando però le catene vengono distese e le proprietà meccaniche aumentano, diventano dipendenti dai legamenti intra e intermolecolari, e la zona 2 diventa un comportamento con un'alta resistenza, con altre elevate proprietà meccaniche. Significa praticamente, quando parliamo di un comportamento elastico,
che un sistema che viene deformato, allungato, ritorna poi nella sua forma originale senza subire modificazioni. L'osso, in particolar modo l'osso trabecolare, quando viene praticamente compresso, praticamente va incontro ad una modificazione che è la plasticità, con chiusura per esempio degli spazi trabecolari. Quindi che vuol dire? Che se noi andiamo a caricare i nostri impianti sapendo che il collagene ha un modulo di elasticità molto alto, di circa 1000 megapascal, e praticamente un basso limite elastico, l'1-2% rispetto per esempio all'elastina, noi capiamo che in base a queste proprietà del collagene, la rigidità, la resistenza alla rigido, alla trazione, abbiamo 133 megapascal, mentre praticamente la resistenza alla trazione è 50 megapascal. Ricordiamo che l'acciaio è molto molto più resistente, e quindi praticamente, proprio come dicevamo prima, una scarsa resistenza alla compressione proprio per il rapporto fra snellezza e diametro, e invece è resistente alla trazione. E questo noi lo vediamo a quali livelli? Lo vediamo nella macrostruttura dell'osso, lo vediamo nella microstruttura, nella che interessa i sistemi avversari degli ostioni, lo vediamo nella struttura submicroscopica a livello lamellare, nella nanostruttura, e quindi diversi livelli di organizzazione dell'osso ci fanno capire quanto sia importante, dalla macrostruttura fino alla struttura nanometrica, prendere in considerazione il comportamento dell'osso. E l'osso, praticamente, o meglio il collagene, che è molto importante in questa fase, diciamo, vediamo subito come si comportano le molecole di collagene che sono ricoperte da cristalli di idrossiapatite. Bene, possiamo subito dirlo, le fibre di collagene, quando sono rivestite da cristalli di idrossiapatite, vanno incontro a modificazione per l'anisotropia rispetto a che se non fossero invece collegati con i cristalli di idrossiapatite. E questo cosa ci fa capire? Ci fa capire subito che non a caso il nostro osso prima deve essere un osso a fibre intrecciate, un Owen bone, un osso praticamente fibroso, che poi diventa un osso a struttura osteonica lamellare. E perché se non ci fosse questa prima componente collagenica, il sistema non funzionerebbe. Lo vediamo proprio come le fibre intrecciate collageniche che dispongono nella struttura osteonica vanno, perché poi andrà a formare l'osso, vede come elemento intermedio questo nuovo fattore che è il cristallo di idrossiapatite. E come si comporta quando noi lo carichiamo su questa macrostruttura, che poi nella struttura osteonica, fino ad arrivare alla struttura lamellare? Bene, le fibre collageniche che sono poste in questo modo con i cristalli di idrossiapatite, quando vengono caricati dalla compressione, portano a questa situazione di tensione sulle fibre e di shear, cioè di taglio, praticamente nella matrice fondamentale che lega le fibre collagenche. Questo che cosa crea? Crea un attrito fra le fibre e una frattura. Quindi noi dobbiamo capire che quando noi andiamo a porre il nostro impianto, se il nostro impianto è liscio o ha delle spine poco significative, quando lo carichiamo noi facciamo questo slittamento fra le fibre collagenche. Ecco perché è importante una superficie complanare, una tensibilità, un sistema che trasformi il carico compressivo che noi facciamo immediatamente a questo osso in un carico tensivo che coinvolga praticamente le fibre connettivali e le faccia lavorare contemporaneamente, non su piani di scorrimento praticamente, ma le faccia lavorare praticamente in carichi praticamente tensionali che coinvolgono tutte le strutture contemporaneamente, impedendo, e quindi tutta la struttura lamellare, impedendo praticamente quello scorrimento fra le pareti che sarebbe nocivo. E quindi le nostre spire allargate che vanno praticamente a coinvolgere l'osso nativo e che vanno praticamente a impegnare
lo vediamo in L, longitudinalmente le fibre, perché lavora trasversalmente, mentre se l'impianto scorre sulle pareti, ci darebbe quello che è il valore di T, con un basso stress carico in megapascal avremmo rapidamente praticamente uno strain con la deformazione plastica dell'osso. Se noi invece facciamo queste strutture complanari, che praticamente noi andiamo ad ottenere il massimo della resistenza allo stress del nostro osso. Senza adesso stare a sottolineare ancora l'importanza, la differenza fra lo sforzo di snervamento dell'osso umano in megapascal fra la trazione che è solo 115 rispetto alla compressione che è 182, capiamo bene che con le superfici complanari noi distribuiamo carichi compressivi e non carichi praticamente di scorrimento. E quindi questo ci fa capire ancora questa immagine meglio, lo vediamo qui sul lato destro, il gel point che sarebbe la tensione di snervamento, e vediamo che la struttura fibrillare della matrice va avanti e resiste fino a che non arriva la tensione di snervamento e quindi al cambiamento plastico del materiale, in cui la struttura fibrillare si rompe e la matrice perde l'adesione con le strutture. Quindi il danneggiamento delle fibrille mineralizzate avviene per perdita di coesioni tra i minerali di grossi apatite e le fibre collagene, e si suppone che questo fenomeno sia dovuto ad un danneggiamento delle fibrille mineralizzate in cui venga a mancare una parte della coesione tra minerali di grossi apatite e le fibre di collagene. Questa discontinuità è quello che vediamo qui. Se in un punto, e lo vediamo qui a sinistra, ci sono delle forze di carico esterne, questo porta allo scorrimento dei piani, e quindi se io metto un impianto che va giù verticalmente ed è liscio, questo mi fratturerà tutto quanto l'osso, e soprattutto agirà a livello del collagene fibre, nell'interfibrillar matrix, andando, quando l'osso viene deformato oltre il punto di snervamento e viene superata una sollecitazione di taglio critica, avremo un lavoro a taglio, la matrice di collagene perde coesione e scorre contro le fibrille causando dei fenomeni di attrito. In questo modo tra le fibrille mineralizzate viene trasferito uno sforzo tangenziale costante che causa una loro deformazione con perdita della struttura. Pertanto sembra che l'osso lamellare non possa essere associato praticamente a determinate funzioni, e quindi dobbiamo ricordare addirittura, se noi ci impegniamo sull'osso lamellare, che l'angolo spirale medio non nullo e l'osteone, che è una struttura insensibile, che ha queste strutture lamellari elicoidali, funziona come una molla lungo il suo asse sotto carico, e questo gli permette di preservare le strutture vascolari che sono al suo interno, il sistema versiano. Quindi capiamo bene che praticamente che la presenza di questi cristalli minerali è la principale causa delle differenze tra le proprietà elastiche in differenti direzioni, mentre le fibrille collagene non sono di per sé strutture anisotropiche, ma sono isotropiche quando c'è un basso contenuto di minerale. Ed ecco perché noi inizialmente abbiamo questo collagene di tipo a fibre intrecciate, che non è un errore, non è una difficoltà che ha l'osso, ma è il modo migliore con cui l'osso può sopportare un carico anomalo iniziale. E quindi la componente principale di questa matrice organica sarà il collagene tipo 1, il collagene da chi viene segreto? Dagli osteoblasti, e poi vedremo come riusciremo a far produrre dagli osteoblasti il collagene. Qui è il concetto importante che deve arrivare. L'unità strutturale del collagene, ricordiamo, è il tropocollagene, che è una proteina con una massa molecolare di 285 kD, formata per catene polipeptidiche con andamento sinistrozzo, che si associano poi fra di loro a formare una tripla elica destrozza. Quindi è un sistema intrecciato di natura, ma questo gli permette quel movimento elastico di entrare in tensione quando noi gli poniamo dei carichi che lui può esprimere nel modo corretto.
Per quelle variabili che possono influenzare l'entità dell'osteonevrosi, del riassorbimento dell'osso all'interno dei nostri impianti, oltre al trauma chirurgico e il carico immediato distribuito in modo scorretto. E quindi elementi importanti che dobbiamo prendere in considerazione sono la morfologia della superficie implantare, la lunghezza dell'impianto e quindi la profondità del sito da preparare, la tipologia di osso in base alla densità, lo spessore della corticale, il numero degli impianti e la disposizione degli impianti lungo l'arcata più o meno favorevole al carico biomeccanico. Cioè quest'ultimo aspetto è fondamentale, perché non stiamo parlando di un impianto singolo, nelle riabilitazioni a carico immediato non ci si pone il problema quanti impianti dobbiamo porre lungo l'arcata. La morfologia della superficie implantare, che chiamiamo volgarmente macromorfologia, è arricchita nel nostro caso di una o più spire che servono ad ancorare fin dall'inizio l'impianto all'osso nativo, superando i limiti posti dal trauma chirurgico, che inevitabilmente per un millimetro con l'impianto scorrerà liberamente e farà delle forze tangenziali di taglio che distruggono la formazione del nostro osso nella fase di rimodellamento di osteointegrazione. E quindi quello che noi dobbiamo fare è garantire anche un'ideale stabilità primaria necessaria al carico immediato, che deve essere trasformato da carico compressivo a scorrimento in un carico tensivo di trazione sulle fibre collagene. L'altro elemento importante praticamente ci porta al concetto dello short implant, quando non sia necessario andare a cercare osso in particolari zone o si voglia praticamente ridurre i cantilever protesici, noi dobbiamo incominciare a pensare che gli short implant, e parliamo quindi di impianti sotto i 6 mm, hanno la stessa valenza di quelli che una volta si consideravano 10-12 mm come impianti normali. Oggi a 8 mm già abbiamo un impianto normale. Impianti anche più corti possono sviluppare caratteristiche di resistenza al carico biomeccanico se rispettano quelle caratteristiche che abbiamo poc'anzi detto. Ovviamente la lunghezza degli impianti è legata alla ricerca di osso. Non a caso gli impianti zigomatici saranno gli impianti più lunghi che noi abbiamo. Sopra i 14 mm parliamo di impianti long, extra long sopra i 20 mm abbiamo impianti transinusali, nasali o juxtameatali, come li vogliamo chiamare. Gli impianti zigomatici siamo dai 40 mm in su. Bene, quindi oltre al trauma chirurgico, che abbiamo visto come noi dobbiamo minimizzare, entriamo con quella parentesi che abbiamo fatto sulle caratteristiche del tessuto connettivo, dell'importanza o meglio dell'osso inteso come tessuto connettivo mineralizzato, quello che è importante per evitare i micromovimenti alla stabilità primaria. Già nel 93 e poi nel 98 Moncler, in seguito a una vasta ed estesa revisione bibliografica da tantissimi autori, si rifanno a revisioni bibliografiche, hanno identificato quella che è l'esistenza di un range di tolleranza a quei micromovimenti, che sono tollerati micromovimenti fra i 50 e i 150 micro. Non mi sono soffermato prima su questo aspetto, ma ci sarebbe da approfondire anche questo discorso del perché questo range di mobilità è considerato un range, perché se noi andiamo ad analizzare la microstruttura, e quindi non la macromorfologia ma la micromorfologia dell'osso, è tutto quanto spiegato. Quindi restando in questa fascia viene garantito il mantenimento della stabilità primaria, quindi dell'osteointegrazione, che non risulta compromessa, anzi può essere favorita. E quindi la stabilità primaria e i micromovimenti implantari rappresentano un requisito indispensabile per ottenere un successo implantare, soprattutto quando per esempio eseguiamo impianti post-estrattivi o vogliamo eseguire un carico immediato oltre a post-estrattivi in aree di osso a bassa densità o con bassa spessore, come praticamente accade di solito nel mascellare posteriore. La stabilità primaria quindi è un fenomeno meccanico legato a quattro fattori. Siamo nel mondo della fisica, non siamo nel mondo ancora della chimica, perché l'osteointegrazione secondaria o biologica invece ci fa entrare nel mondo della chimica e della biochimica. Bene, la qualità ossea, che è il rapporto fra l'osso corticale e trabecolare e indica una varietà della densità,
La quantità di osso che sappiamo dovrebbe essere idealmente 3 mm vestibolari, 3 mm palatali o linguali, la geometria implantare che è fondamentale nello stabilimento, nel mantenimento della stabilità e raggiungimento della stabilità primaria, è una tecnica chirurgica di inserimento. Bene, se vogliamo, diciamo, valutare immediatamente la stabilità primaria del nostro impianto, noi possiamo, usufruire di tre sistemi rapidi: uno che è la coppia di torsione che è il torque di inserimento, la coppia di torsione o torque di disinserimento, e poi abbiamo la frequenza praticamente di risonanza magnetica. Dopo il trauma chirurgico e la stabilità primaria, l'altro elemento importante, lo dicevamo prima e l'abbiamo accennato, ho quasi anticipato il concetto, è il passaggio dall'hollow bone all'osso lamellare. Quindi passare da un osso a fibre intrecciate, dove la componente collagenica è importante, dove l'attività osteoblastica è quella di produrre praticamente collagene, poi questo osteoblasta si ferma e manda dei prolungamenti, diciamo, citoplasmatici che vanno a collegarsi con gli altri ostociti e con la struttura lamellare, e va soprattutto praticamente a, per scopi nutrizionali, un po' come i prolungamenti odontoblastici. Bene, praticamente capiamo bene che questo osso lamellare, un po' la struttura che abbiamo a livello della dentina che abbiamo studiato meglio, e l'osso incomincia a deporre praticamente i cristalli di idrossiapatite, mediante che vengono prodotti dagli osteoblasti diventati osteociti, che quindi praticamente entrano in una fase di completa differenziazione. O ricordiamo sempre che gli osteociti poi si possono ridifferenziare a diventare, cioè, degli osteoblasti. Però rimaniamo nell'interfaccia osso-impianto, e qui troviamo due tipologie praticamente istologiche funzionali di osso. L'hollow bone è un osso molto flessibile e meccanicamente debole. Quella flessibilità, quell'elasticità è legata alla caratteristica praticamente del collagene, che non si rompe, e qui si comincia a rompere quando incomincia a formare i cristalli di idrossiapatite, che per formare i cristalli di idrossiapatite quell'impianto deve stare fermo, lo abbiamo appena detto. Non ci devono essere segni di infezione, non ci deve essere osteonecrosi. Bene, quell'osso lamellare che si formerà sarà molto forte, resistente al carico meccanico determinato dal contatto occlusale, e quel lavorerà praticamente in questi fenomeni, in questi processi osteonici, che lavorano come una sorta di molla, sia protettiva per l'aspetto vascolare, perché l'osso si deve mantenere, sia praticamente proprio concepiti per sostenere questi carichi. E noi che cosa facciamo? Siccome capiamo che l'osso lamellare è l'osso ideale per il mantenimento, con le nostre spine andiamo nell'old bone, nell'osso maturo. Pertanto il razionale dell'applicazione clinica del carico immediato deve andare, in poche parole, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo preparare il sito in modo il meno invasivo possibile, in modo da ridurre quello che è il rischio di una sclerosi fibrosa, ma favorire anche la formazione dell'hollow bone a favore dell'osso lamellare. Per fare questo dobbiamo sfruttare con il nostro impianto l'ancoraggio dell'osso lamellare, lasciando che l'hollow bone si formi e si trasformi in osso lamellare senza evolvere, però, visto che c'è una forte elasticità e se noi diamo carico in quella zona, quei micromovimenti che arriverebbero a superare i 50 o 150 micron ancora darebbero praticamente la perdita dei nostri impianti. Sulla base di questa ed altre ricerche, rispettando il range di micro sollecitazione fisiologico dai 50 ai 150 micron, diciamo che il carico immediato è una realtà terapeutica predicibile, che non solo non ostacola la nostra integrazione, ma può ridurre anche dei vantaggi biologici e clinici superiori alle procedure che si usavano nella vecchia ossa integrazione di carico convenzionale. Ciò si può ottenere mediante l'esecuzione appunto di un corretto protocollo chirurgico protesico che non provoca un esteso osteonecrosi al momento della preparazione del sito, che non sovraccarichi il nostro impianto. Approfondiamo adesso alcuni concetti essenziali e andiamo, diciamo, a focalizzare meglio il concetto di fattore primario
che è la stabilità primaria, indispensabile per ottenere sottocarico, l'osso integrazione secondario. Quindi raggiungere la migliore stabilità primaria per riuscire a garantire un'ottima stabilità primaria e quindi favorire una corretta osso integrazione con carico immediato ci pone di fronte a dei parametri. I parametri noi dobbiamo seguire delle regole. Se stiamo facendo una riabilitazione protesica ampia, dobbiamo considerare il numero di impianti da inserire. Ovviamente, lo dico subito, quello che va evitato è il cantilever. Mi è capitato di vedere in delle conferenze parlare di un cantilever superiore ai 2 cm. Cioè, noi dobbiamo stare con i piedi per terra. Il cantilever è il nemico numero uno, praticamente, della nostra protesi, soprattutto a carico immediato. La dimensione, praticamente, degli impianti, la macromorfologia implantare, il design implantare e, ultima, la superficie implantare. Il numero di impianti da inserire, in passato praticamente si parlava di da 6 a 12 impianti per il mascellare superiore e da 4 a 9 per il mascellare inferiore. Oggi, grazie praticamente alle tecniche praticamente di impianti inclinati o tiltati, se visto si comportano tal quali, oggi praticamente ovviamente solidarizzati la costruzione di un corretto poligono di appoggio in tiltando i nostri impianti ancorati ad osso nativo di buona qualità ci permettono praticamente di ridurre drasticamente il numero di impianti. Addirittura un periodo, parlando di numero di impianti, si mettevano, diciamo, per dire 8 impianti, se ne caricavano 4 e gli altri ci lasciavano osso integrare. Ricordiamo che i primi carichi immediati furono fatti praticamente in sinfisi mandibolare, che è un osso di buona qualità dove non ci sono limitanti anatomici come il fascio terreo vascolare o il seno mascellare, dove praticamente l'osso è un osso compatto e c'è una profondità adeguata. L'altro parametro dopo il numero degli impianti è la dimensione degli impianti. La dimensione degli impianti è caratterizzata, i vecchi impianti, io li chiamo così, è caratterizzata da due caratteristiche. Questo potrebbe essere un impianto: dalla lunghezza e dal diametro. E quegli impianti, soprattutto gli impianti cilindrici di vecchia generazione, praticamente avevano fondamentalmente queste due caratteristiche, ormai ampiamente superate per tutta una serie di motivi che non sto qui a descrivere. La lunghezza di questi impianti permette di garantire ovviamente una migliore stabilità primaria. Ma che cosa ha un impianto praticamente lungo? Che esso non è in grado di influire significativamente e positivamente sull'azione, praticamente la distribuzione del carico a livello della cresta. E se riusciremo, non probabilmente in questo incontro, io mi sono dato un tempo di 30 minuti, però in un incontro successivo praticamente parleremo dell'importanza della cresta alveolare come parametro di precipitabilità dei nostri impianti o di salute dei nostri impianti. E poi c'è il diametro che influenza maggiormente l'entità di stress nella zona critica, che è la regione del collo, perché la regione del collo di un impianto è la zona più critica in assoluto che noi abbiamo. E quindi abbiamo questo nuovo parametro che dobbiamo considerare, che è il parametro collo-cresta. Ebbene, la macromorfologia sempre implantare ci dice che noi arricchiamo non a caso i nostri impianti di una o più spine allargate in modo da ancorare fin dall'inizio il nostro impianto nativo, superando i drammi chirurgici, ma soprattutto andiamo ad ancorare questo impianto e possiamo partire da questa superficie inversa, questa conicità inversa, che è quella praticamente del collo, che non va a dare stress sulle pareti laterali, perché si è visto che l'area crestale è fondamentale e lo rivedremo. E quindi dopo questa quanto abbiamo detto, andiamo al design implantare, quindi la forma del corpo, il numero a disposizione di spine, e quindi non solo la lunghezza e il diametro, e quindi dimensioni di impianto, ma proprio il design implantare influenza notevolmente la stabilità primaria, l'entità della necrosi e il processo di nostra integrazione biologica. Capiamo bene che questi impianti praticamente che sono molto performanti, perché sono, che cosa hanno questi tre impianti? Il terzo apicale, comunque impianto di nuova generazione, è autofilettante, è automaschiante e autofilettante, ed ha un inserimento progressivo,
Quindi noi possiamo recuperare praticamente meno osso e dare questo qui a Vitale, avremo praticamente un gap che oggi addirittura abbiamo, lavoriamo con impianti a doppio principio. Che vuol dire doppio principio? Che il passo reale che fa il nostro impianto nell'abitamento è il doppio del passo apparente. Il passo apparente è quello che noi misuriamo a livello praticamente delle spine. Se abbiamo un doppio principio, quando abitiamo facciamo uno e due per un giro completo di 360 gradi. Ecco l'importanza di un doppio principio. Il doppio principio è l'aumento delle spine, poi tenderebbe anche a rafforzare la struttura dei nostri impianti anche nell'area più piccola, che è quella praticamente apicale, diverso da quelle che erano le vecchi impianti cilindrici con la spirale. Lo ricordiamo sicuramente, quelli della Straumann e Fixture erano degli impianti che sono andati bene, ma sono ormai di vecchia generazione. Il nostro design implantare inoltre cosa deve garantire? Quello che abbiamo detto prima, la tensibilità, cioè la distribuzione del carico occlusale che deve andare su una superficie complanare, che praticamente va a scaricare inoltre, quando noi carichiamo con carichi stress laterali, l'andamento dell'impianto che viene caricato da una forza che tende ad abbassarlo, crea un effetto cuneo, mettendo il nostro impianto, come poi vedremo, 2 mm o anche un qualche millimetro sotto la cresta ossea, queste spine andranno nell'area sottocrestale. Ricordiamo che la cresta all'osso, che ha una sua convessità, concavità, che tende poi questo anche a caratterizzare la polarità, dove sulle superfici sono convesse le cariche sono positive, dove sono concave sono negative, ma soprattutto la parte sottostante dell'osso corticale sopporta i carichi compressivi, la parte praticamente sovrastante i carichi di trazione, dove c'è il periosteo e l'inserzione muscolare. Questo stesso principio di tensibilità è quello che abbiamo nell'osso mascellare, che le forze di compressione vanno verso praticamente lo zigomo e pongono la tensione e scaricano in tensione verso il palato. Lo stesso accade, la forza di compressione quando poggiate il piede viene scaricata verso il piccolo cotocantere e verso l'esterno, non andando a spingere la testa del femore all'interno dell'articolazione dell'osso femorale verso il bacino. È tutto chiaro. Dopo aver parlato di design implantare, la superficie implantare. E questo merita un discorso importante. Perché? Perché quello che vede la struttura macro è quello che abbiamo parlato fino adesso. Quello che vede la struttura micro e nano del nostro osso, e ne abbiamo parlando della struttura macro e della gerarchia dell'osso, perché l'osso ha una gerarchia, ok, tra la macrostruttura, la microstruttura e la struttura praticamente nanometrica, cambia completamente il comportamento. Se avremo tempo ne parleremo oggi, se no lo approfondiremo. La superficie implantare, inizialmente già Wellsman nel 1995 ha evidenziato che l'aumento della rigidità di una superficie favorisce l'adesione piastrinica e di conseguenza la concentrazione dei fattori di crescita nell'ambiente per implantare, parlando di una micromorfologia a superficie rugosa, che poi qualcuno ha criticato dicendo l'aumento della possibile osseointegrazione secondaria ci espone nel tempo al rischio dell'infezione batterica, ma qui ci sarebbe da aprire poi un grosso capitolo, che è quello che parleremo poi parlando dell'osso crestale. Le superfici rugose micrometriche o le future nanostrutture che cosa fanno? Sono in grado che le piastrine attraverso i fattori di crescita, se vanno ad agire su una cellula, su questa cellula possono dare tre tipi di stimolare, tre tipi di risposta. Uno, praticamente quello che è l'aumento del volume della cellula, aumento citoplasmatico. L'altro, possono praticamente andare ad agire anche sul DNA e favorire la moltiplicazione. Terzo, il fattore di crescita che arriva sulla cellula, oltre a dire cresci di volume o moltipliche, gli può dire differenze. Ed è quello che poi a noi interessa in modo particolare, oltre la moltiplicazione cellulare, ci interessa molto la differenziazione. E questa superficie, quindi praticamente dopo un adeguato periodo di guarigione, porta ad un maggiore indice di BIC, che sarebbe il contatto bone implant, cioè il contatto osso-impianto. Oggi si parla non più semplicemente di nano, di microstruttura, di microsuperfici, ma si parla di nanosuperfici. E qui colgo l'occasione
per dire cosa sono le superfici in titanio. Queste superfici in titanio che oggi noi utilizziamo sono, e qui è già l'impianto in sé, è un fattore di crescita ossea. L'abbiamo visto andando dalle superfici macchinate alle superfici rugose, nella microstruttura. Oggi praticamente dobbiamo, e quindi gli impianti hanno proprietà osteoconduttive, cioè praticamente funziona un po' da scaffold, da impalcatura su cui poi si costruisce e si va a sviluppare la crescita ossea, ma non hanno proprietà osteoinduttive. Per cui questo nuovo impianto che viene inserito all'interno dell'osso viene visto praticamente, ringraziando Dio, dalle nostre cellule, soprattutto quelle che sono le cellule dell'infiammazione del sistema immunitario, l'osteoimmunità, il crosstalk che praticamente entra in comunicazione con i nostri impianti, praticamente le vede come osteoconduttivi, ma non come osteoinduttivi. E cos'è la superficie implantare? La superficie implantare, voi sicuramente vi arrivano tantissime aziende implantari, al di là della macromorfologia che abbiamo poc'anzi detto, e quindi con caratteristiche particolari, la maggior parte degli impianti si rassomigliano tutti. E la vera sfida che le aziende, ancora a parte la Falappa Medical Device che si è evoluta sul discorso della macrostruttura, il core business delle aziende produttrici è la superficie implantare. Data l'importanza proprio dell'osso integrazione secondaria, il trattamento delle superfici implantari è diventato il core business di un'azienda implantare che, oltre a realizzare la macromorfologia tensicretiva ideale anche per sviluppare l'effetto piezoelettrico, meccanoelettrico, a quello dedicheremo il concetto dell'effetto meccanoelettrico e piezoelettrico che fanno gli impianti e cercheremo di farlo capire bene, e coinvolgendo la maggiore quantità di osso, si è attenti alla micromorfologia. Questi processi per il trattamento della micromorfologia hanno trovato nella sabbiatura e nella mordenzatura, producendo superfici SLA, idonee a un'azione osteoconduttiva dei nostri impianti. Il passo successivo che stanno compiendo le aziende leader è quello di creare delle superfici rugose arricchite con nanotubi, ed è possibile, ottenute mediante processi, tra i vari processi, il processo meno costoso è quello di ossidazione anodica o anodizzazione. Questi nanotubi saranno il futuro per mettere in atto che cosa? Le nanotecnologie. Uno mi dice: cos'è la nanotecnologia? La nanotecnologia è quella, per capirci, che dice, che ci potrà permettere di dire ad un atomo, ad una molecola, di posizionarla lì dove vogliamo che rimanga, e lì starà e si rilascerà, come diremo noi, le nanotecnologie che già in campo medico stanno avendo dei grandi successi. Ricordiamo addirittura che le nanotecnologie hanno trovato un grande impiego nei supercapacitatori, cioè praticamente sono in grado, per queste piccole strutture, volumetricamente piccole, hanno delle superfici ampissime e riescono ad incamerare tante energie. Questo sarà, e possono rilasciare quello che noi vogliamo, incamerare quello che noi vogliamo in grande quantità, rilasciarlo secondo i nostri principi. E come agiscono i fattori di crescita? Questi fattori di crescita, che poi andremo a parlare proprio delle nanotecnologie che ci serviranno per rilasciare i fattori di crescita, vanno ad agire sul ciclo cellulare. Il ciclo cellulare è un complesso di eventi molecolari che portano una cellula a dividersi in due cellule geneticamente identiche attraverso un processo chiamato mitosi. Se ci fosse la meiosi, le cellule sarebbero diverse con il loro corredo di DNA. Oppure la cellula praticamente può evolvere alla morte. La morte cellulare si chiama apoptosi, quando ha finito il suo ciclo cellulare, una cellula, come accade per i miofibroblasti all'interno di una lesione post-estrattiva. Il ciclo cellulare di una cellula eucariotica si divide in due fasi, la fase mitotica e la fase della mitosi e la fase praticamente di interfase. Questa interfase praticamente è divisa a sua volta in tre fasi: la fase praticamente G1, gap di latenza 1, la fase di sintesi OS e la fase di latenza 2, gap 2, G2. Le cellule vitali e metabolicamente attive che si trovano in una condizione, però questo è il ciclo vitale. Quando la cellula però sta ferma in una condizione di quiescenza inerziale, primo principio della dinamica, e lontano quindi dalla visione mitotica o e dalla visione non proliferativa,
Sì, questa cellula si dice si trova nella fase G0, praticamente, e subito dopo essere stata prodotta per mitosi, la cellula va incontro invece alla fase G1, oppure può uscire da questa fase G1, scegliere di entrare nella fase quiescente, G0. Quindi capiamo bene che questo è il ciclo vitale di una cellula, e questa cellula, noi potremo in questo ciclo vitale della cellula intervenire con i nostri fattori di crescita. Quindi una cellula che sta in una fase quiescente, G0, come sono le cellule staminali mesenchimali adulte, oppure sono gli osteociti dell'osso residuo quando noi prepariamo il seme implantare, o quelli che andiamo a prelevare da un'altra parte, possono, in presenza di fattori praticamente di crescita, possono incominciare praticamente a rientrare nella fase G1. Questa fase G1, che è la fase in cui avviene la fase cosiddetta, io la chiamerei citoplasmatica, l'accrescimento del citoplasma mantenendo il DNA il nucleo fermo. Quindi la cellula ha due componenti, il nucleo e il citoplasma, siamo cellule gaurioidiche. Questo citoplasma incomincia a proliferare producendo RNA, proteine, ma non DNA. Ed è l'accrescimento della cellula che si incomincia a prepararsi. Poi, finita questa fase G1, la cellula incontra un punto chiamato punto di restrizione. Una cellula che passa attraverso questo punto entrerà nella fase S, in cui comincia la fase di sintesi del DNA, poi entrerà, lo faccio velocemente, la fase G2, in cui vengono diviso il DNA, fino a che, diciamo, i telomeri che tengono tirati i cromosomi non saranno pronti, ci sarà un'altra restrizione, parte il segnale, e c'è la fase della mitosi che porta alle due cellule figlie, e poi arriva la metafase, va bene. Le quattro fasi principali che sono praticamente indicate è proprio nella fase G1 e nella G2 la cellula continua a crescere ed effettua un monitoraggio dell'ambiente interno e esterno per accertarsi che le condizioni siano adatte praticamente per impegnarsi nel pesante compito della sintesi. E quindi praticamente in questa fase G1 c'è il controllo praticamente del ciclo cellulare, e praticamente in questa fase, che è la fase di restrizione della cellula, della fase G1, questa cellula praticamente agirà nei fattori di crescita, sulla crescita cellulare e l'ambiente favorevole. E poi, se il DNA è integro, può passare, se vuole, nella fase praticamente G1. Cosa accade all'interno però dell'osteocita? L'osteocita, arrivato nella fase di restrizione G1, praticamente questo qui ritorna in una fase di crescenza. Se noi inneschiamo i fattori praticamente di crescita, questi agiranno nella fase di restrizione e questa cellula incomincerà a differenziarsi ed aumentare la produzione praticamente di citoplasma, aumentare il volume, cambiare la sua attività osteoblastica e comincia a produrre, si differenziano le cellule staminali totipotenti, si differenziano per non mesenchimali totipotenti, si differenziano in proosteoblasti, poi si formeranno gli osteoblasti produrranno collagene, arrivati nella fase di istruzione 1, l'osteoblasta non si differenzia più, praticamente si trasforma in osteocita, l'osteocita entrerà in una fase crescente, fermo nella sua lacuna, a produrre praticamente i grossi apatite che con i granuli andrà a sintetizzare, a mineralizzare l'osso, e lui ha preso le sue contatti con i prolungamenti citoplasmatici, con le cellule circostanti, con l'osso lamellare, e sta fermo lì, bello, tranquillo, e andrà in una condizione di quiescenza. Se lo vogliamo risvegliare, dobbiamo introdurre i fattori di crescita. Quindi il controllo del ciclo cellulare può avvenire nella fase di restrizione G1, come può avvenire nel punto di regolazione G2, che praticamente noi possiamo intervenire. Il punto di controllo della mitosi è detto metafase, ma lo so pure. Quali sono i fattori di crescita che noi abbiamo, facciamo questo elenco e poi ci salutiamo? Quali sono i fattori di crescita? I fattori di crescita sono il PDGF, che è derivato dalle piastrine, che, come lo vediamo, al di là della struttura chimica che non mi soffermo, è un mitogeno per le cellule mesenchimali in coltura, serve per riparare in vivo il sistema vascolare, mitogeno per cellule ectomesodermiche, e quindi praticamente svolge un ruolo fondamentale nelle fasi iniziali dello sviluppo cellulare.
Poi abbiamo l'IGF che appunto anche quello interviene, scusate, l'IGF agisce sulle componenti ecto e mesodermiche, mentre quello lì, il PDGF, agisce sulle cellule mesenchimali. Poi abbiamo i fattori trasformanti, il TGF alfa e il TGF beta, che sono contenuti nelle piastrine e sono importanti praticamente perché vanno a stimolare l'accrescimento, il fattore GF1, il fattore della crescita, GH, il GHRF, che è quello che rilascia l'ipotalamo e l'insulina. E quindi noi diciamo che il ciclo cellulare può essere regolato da segnali extracellulari, come ad esempio i fattori di crescita, che innescano tipiche vie di segnalazione che portano alla proliferazione, a stimolazione della proliferazione cellulare, come possono praticamente anche innescare, se questo arriva al DNA, ma se arriva al DNA possono dare o l'aumento del volume della cellula citoplasmatico o possono praticamente arrivare a quella che è la differenziazione. Come potremo immettere i fattori di crescita nei nostri impianti? Perché noi oggi cosa facciamo? Li buttiamo dentro l'alveolo e poi avvitiamo i nostri impianti, cerchiamo di bagnare i nostri impianti aumentando la bagnabilità, e ne parleremo. E quindi noi come potremo aumentare questi fattori di crescita all'interno dei nostri impianti? Creando nuove strutture implantari, nuove superfici. E per parlare di questo parleremo del titanio, spiegheremo un po' le caratteristiche, potremo modificare questa superficie di titanio, in particolar modo l'osso di superficie del titanio, l'osso di titanio, modificandone la struttura e questa capacità anche con basso spesa economica, soprattutto ricordando che un parametro molto importante che oggi sta prendendo piede, ne parleremo, è la pulitura delle superfici implantari prima del loro inserimento, ma soprattutto l'eliminazione da parte delle aziende delle endotossine LPS sulle superfici, che si è visto un ruolo significativo nella stimolazione degli osteoclasti. Ma di queste cose ne parleremo successivamente.